Buonasera a tutti da Fabrizio e benvenuti a questa nuova guida che riguarda gli attacchi virus CryptoLocker che purtroppo stanno imperversando anche in questo periodo natalizio. Questo articolo potete trovare alla rivista all'indirizzo URL Solution 2022-1212 attacco virus CryptoLocker tecniche per difendere i nostri dati. E ovviamente andiamo a vedere di cosa si tratta. In questo articolo vi parliamo del CryptoLocker, si tratta di un noto ransomware. Per sapere cos'è un ransomware potete cliccare sul link, ovviamente, ossia è un virus che è penetrato all'interno del vostro PC, blocca i vostri file di sistema criptandoli. Ovviamente ransomware è questa, qui c'è tutta la spiegazione di cosa sia il ransomware. Allora, la prima volta che si è sentito parlare di questo virus era l'anno 2013 e in appena 2 mesi è riuscito a distorcere ai malcapitati la cifra di 27 milioni di dollari. Purtroppo, con il passare degli anni, questo virus ha continuato a costituire una minaccia reale, dato che è sempre stata aggiornata alle nuove versioni del sistema operativo. Il CryptoLocker è fondamentalmente un troiano. Per sapere cos'è il troiano, come prima cliccate sul Trojan, ossia un virus. E andiamo, vedete, cioè, io qui vi do una definizione più veloce. Qui invece trovate tutta la definizione esplicita di cosa sono i troiani. Ossia un virus che entra nel vostro sistema operativo con un sotterfugio ed è quindi in grado di modificare i vostri dati. Nel caso specifico, appunto, criptandoli. Se volete rientrare in possesso dei vostri dati, dovrete letteralmente pagare un riscatto, tipicamente in moneta Bitcoin. Dopo l'avvenuto pagamento, dovrete ricevere una chiave di decodifica, ma di fatto non c'è nessuna garanzia reale che questo avvenga veramente. Vi spiego un attimino questo concetto della chiave. Quando si va a criptare un dato, si utilizzano due chiavi, che sono la chiave pubblica e la chiave privata. Con la chiave pubblica si criptano i dati e per poterli poi decriptare vi servirà la chiave privata, ma in questo caso la chiave privata è in possesso esclusivo dell'hacker che ovviamente ve la darà nel caso solo dopo che gli avete pagato il riscatto. Il troiano viene inviato dal computer che vuole infettare tipicamente tramite email oppure tramite una botnet, ossia una rete che è formata da PC che sono stati infettati dal malware, controllati da un solo dispositivo. La vittima, ignara di quello che sta per succedere, apre il file, tipicamente gli viene chiesto di inserire una password contenuta all'interno del messaggio. Questa password gli permetterà di, per esempio, di aprire un ipotetico file PDF ricevuto in allegato. Di fatto attiverete un file exe che andrà a crittografare con la chiave pubblica i dati e di sistema presenti nel vostro computer. Ovviamente la chiave privata, come vi dicevo prima, rimarrà nella disponibilità unicamente dell'hacker che fisicamente ha predisposto l'attacco. Per recuperare questi file ci sono purtroppo unicamente due modi: pagamento del riscatto e speranze di ottenere la chiave privata dall'estorsore, avere fatto un backup del vostro computer e quindi ripristinare la versione hackerata. Vediamo quindi quali sono i principali modi per difendersi dal ransomware. Sono abbastanza efficaci, vi dico la verità. Quindi, in primis, vi potrà sembrare una banalità, ma dovrete tenere il vostro sistema operativo sempre aggiornato all'ultima versione. Dovete fare dei backup periodici, magari programmati fine settimana. Massima attenzione ai messaggi di posta elettronica che contengono allegati provenienti da mittenti conosciuti, ma che generalmente non li inviano. Oppure se provengono da mittenti sconosciuti, pensateci bene 100 volte prima di aprirli. Disattivate l'estensione di file nascosti al fine di riconoscere immediatamente un file dannoso. Utilizzate un antivirus professionale, non soluzioni free. Anche se sono riusciti a bloccare il vostro PC e non avete una copia del backup, vi sconsiglio di pagare il riscatto per due semplici motivi. Il primo, perché alimentate
delle pratiche illegali. La seconda è che difficilmente vi verrà consegnata la chiave privata. Quindi vi consiglio di chiamare la polizia postale a prescindere. Da Fabrizio è tutto, arrivederci con la prossima lezione.